Lo sportello del cittadino, come recita proprio il titolo, vuole dare voce, sfogo ai cittadini. Siamo in Città Vecchia, a fianco alle colonne doriche, con i cassonetti traboccanti non svuotati e siamo alle 10 del mattino. Signora, cosa ci dice? Io dico che deve stare un vigile, proprio quando buttano questa mondezza. Però l'AMIO non passa a svuotare i cassonetti. Prima venivano tutti i giorni, ma vengono ogni due giorni, questo sì, ogni due giorni, non lo so perché. E si fa pieno, si fa. E voi come vi trovate in un porcile, diciamoci la verità? Delle zanzare, moschine, oh madonna mia, troppo dentro casa, troppo. Lei da quanti anni vive in Città Vecchia? Io sono, da quando sono nata so qua. Da quando sono nata, poi dentro qua da 15 anni. Ma questa amministrazione fa davvero poco? Poco, paghiamo i tassi, paghiamo tutto qua. Per stare nella schifezza? Per stare nella schifezza, basta. E dopo lo sfogo di questa signora, proprio passeggiando, abbiamo visto una stranezza, proprio a fianco, nell'area delle colonne doriche, una scritta mafia. Scritta ovviamente con l'indelebile. Beh, signori, cosa aspettiamo a rimuoverla? Mi rivolgo alla sovrintendenza, mi rivolgo all'amministrazione comunale. Che brutta immagine vedere a fianco alle colonne doriche la scritta mafia. Taranto è una città pulita, non è mafia.